siamo stati presi dalle cose, quelli uomini che hanno speso gli anni migliori della loro gioventù a combattere per la libertà e la dignità del loro paese. Sono i partigiani consiglieri della provincia di Torino che nel 70° anniversario della liberazione hanno ricevuto nell'aula di Piazza Castello gli attestati d'onore attribuiti loro dal Consiglio metropolitano. Destinatari dei riconoscimenti, gli ex consiglieri provinciali Franco Berlanda, Ruggero Cominotti, Nello Corti e Brenno Ramazzotti. Per motivi di salute non hanno potuto essere presenti Corti e Ramazzotti, ad essi gli attestati d'onore verranno consegnati a domicilio. Attestato d'onore è stato consegnato anche alla vedova di Emilio Trovati, ex consigliere, ex assessore provinciale recentemente scomparso. Tratteggiando brevemente davanti all'Assemblea le figure dei premiati, il sindaco metropolitano Piero Fassino ha ricordato l'impegno militare prima e civile poi dell'architetto e insigne urbanista Franco Berlanda, dell'economista e militante del PC Ruggero Cominotti e del sindacalista WISP, esponente del Partito Socialista e amministratore locale Emilio Trovati. Era un onore comandare, però nello stesso tempo era un impegno che si saldava con la perdita della propria vita. Da questo impegno militare si accompagnava un impegno politico, i commissari. Io ho avuto la fortuna di avere come commissario politico Nicola Grosa, Gianni Dolino. 610 morti in queste due divisioni di cui ero nel gruppo di responsabili. Allora evidentemente i ritardi nella costruzione di un regime democratico e il fatto che abbiamo dovuto arrivare al ministro Pinotti per avere un po' assegnato la nostra vita. E quindi, come giustamente ha ricordato Fassino, la memoria è qualcosa che permette di costruire il futuro. Abbiamo dato un riconoscimento a tre personalità che hanno contribuito con le loro scelte alla liberazione del paese. Sono tre personalità che sono stati protagonisti della lotta di resistenza, tre personalità significative, importanti, che hanno illustrato con la loro vita la vita della nostra comunità, ed era giusto dargli un riconoscimento. E naturalmente nel farlo abbiamo voluto ancora una volta fare memoria, cioè trasmettere alle generazioni che si succedono piena consapevolezza di ciò che è accaduto in questi 70 anni e in questo anno che è il 70° anniversario della liberazione, ricordare appunto quella stagione che è stata la stagione fondamentale perché l'Italia ritrovasse democrazia e libertà.